Benvenuti sul mio canale, io sono Katarina. Oggi farò la mia prima collaborazione con una ragazza di nome Elena, che è davvero simpaticissima e dolcissima. Ovviamente trovate il link del suo canale qua sotto nell'info box. Abbiamo deciso di fare un video dove vi raccontiamo quali sono gli atteggiamenti che più odiamo, che proprio non sopportiamo delle persone. E quindi niente, iniziamo! Detesto quando un'amica mi chiede di raccontargli qualcosa e quando inizio a raccontarglielo lei cambia argomento e passa a raccontare qualcosa che è successo a lei. Allora, se avevi intenzione di parlare solamente di te stessa, per quale motivo hai chiesto a me di raccontarti qualcosa? Perché mi chiedi le cose se hai intenzione sin dall'inizio di non interessarti minimamente per quello che ti sto per dire? Perché? Non sopporto quando sono l'ultima a sapere delle cose. Può sembrare un atteggiamento egoista, egocentrico, quello che volete, ma davvero è più forte di me. Per esempio, se tutti sanno una cosa e io la vengo a sapere dopo magari una settimana, non riesco a sopportarlo. Non lo so, sono strana. Un'altra cosa che non riesco a sopportare è quando sto cercando di spiegare qualcosa a qualcuno e quel qualcuno non riesce a capire quello che sto cercando di spiegargli. Ok, adesso magari non avrete capito molto bene, ma vi faccio un esempio. Se siamo a italiano e il mio vicino di banco non capisce qualcosa che io ho capito da tanto tempo e sono capace di farlo e mi chiede di spiegarglielo, io glielo spiego più che volentieri perché sono felice di aiutarlo a capire. Ma se alla prima volta che te lo spiego non capisci, io te lo spiego la seconda volta. Ma se anche alla seconda volta che te l'ho rispiegato non capisci, inizio a innervosirmi. Perché? Perché non riesco a capire per quale motivo io ho capito subito e tu alla seconda volta non riesci ancora a capirlo. Per me è una cosa facile, quindi se tu non lo capisci mi incazzo perché dovresti capirlo. Odio, ma odio con tutto il cuore, quando sto cercando di far capire a una mia amica qualcosa tramite gesti o sottovoce e lei, non capendo che io gli sto cercando di dire qualcosa che qualcuno non dovrebbe sentire, lei urla la cosa che gli ho appena detto e mi fa fare una figuraccia davanti alla persona che magari era quella della quale stavo parlando. No. Se ti sto parlando a bassa voce c'è un motivo, quindi perché devi urlare? Stai zitta! Se non capisci fai finta di niente, ma non urlare perché poi faccio una figura di merda. Grazie! L'ultima cosa che ho da dirvi, ma in realtà non sarebbe l'ultima perché in generale detesto, odio, non sopporto tantissime cose, quando ho voglia di fare qualcosa. Allora, vi faccio l'esempio che è successo 2 o 3 giorni fa con il mio ragazzo. L'altro giorno avevo voglia di andare al McDonald's a mangiare un gelato, allora l'ho proposto al mio ragazzo e lui ovviamente mi ha detto no, non andiamo, non ho voglia. Allora io me la sono presa e gli ho detto va bene, non fa niente. Anche se faceva qualcosa, ma comunque gli ho detto no, va bene, tranquillo, ci andiamo un'altra volta. E lui un minuto dopo mi ha detto sto scherzando, andiamo. E io odio quando fanno queste cose, perché mi dici di no e un attimo dopo mi dici di sì? Quindi io automaticamente, anche se voglio andarci, gli dico no, ora non ho più voglia, grazie. Bene, il video finisce qua. Vi ricordo di passare nel canale di Elena e vi lascio il link sulla mia mano oppure qua sotto nell'info box del video che ha fatto lei. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non è così lasciatelo lo stesso, tanto lo sapete, è gratis. E commentate qua sotto con quali sono gli atteggiamenti che invece siete voi a non sopportare. Io vi saluto, un bacio!